Dopo aver parlato a sufficienza del nuovo allenatore biancoscudato, dopo aver parlato a sufficienza di Massimo Pavanel come nuovo allenatore biancoscudato, eccoci qua ritrovati per continuare a parlare di Calcio Padova. Continuiamo a parlare del nostro amato biancoscudo. Questa volta, questo video, questo secondo video di questa nuova stagione è dedicato al calciomercato ed è dedicato ad una notizia che è uscita poche ore fa con la conferma di un nuovo matrimonio, di un accordo tra Cosimo Chiricò e il Padova, di un accordo tra Ascoli e Padova per il trasferimento a titolo definitivo delle prestazioni, delle giocate, dei gol, degli assist, delle magie di Cosimo Chiricò, che nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Padova. Quindi, dopo l'esperienza vissuta sotto la città del Santo, dopo l'esperienza vissuta in maglia biancoscudata e condita da 23 presenze e 10 gol, 18 presenze, 7 reti nella regular season, nel girone di ritorno dopo l'arrivo in prestito proprio dall'Ascoli, e poi 5 presenze e 3 reti nei playoff, quella tripletta alla Città di Meda contro il Renate nei quarti di finale, nel secondo turno nazionale dei playoff, quella tripletta alla Città di Meda, quell'assist per Ronaldo Pompeu da Silva nella gara di ritorno giocata a Leuganeo, persa, ma per poi quel gol fondamentale per centrare l'accesso, il pass alla semifinale playoff. Dicevo in precedenza, giocate, prestazioni, giocate, gol, assist, magie. Ecco, tutto questo è il riassunto della mezza stagione che ha vissuto Cosimo Chiricò con la maglia del Padova. Tutto questo potrà continuare, tutto questo spettacolo potrà essere vissuto ancora una volta dal giocatore nativo di Mesagne con la maglia della Padova. Quindi la conferma è arrivata nelle ultime ore. La fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma la notizia più bella, la notizia più importante è che il Padova ha battuto la concorrenza di altre tre squadre, di tre piazze calde del sud, Foggia, Pescara e Avellino, con il ritorno con la maglia rossonera sotto la guida tecnica di Zeman, che poteva anche, diciamo, essere una destinazione gradita. Il ritorno al Pino Zaccheria invece non ci sarà, perché Cosimo Chiricò nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Padova. Contratto triennale per Cosimo Chiricò, e questa è una notizia davvero molto importante. È una bella risposta da parte della società biancoscudata, da parte dell'azionista di maggioranza, Josef Orgoglian. Una grande risposta, il primo colpo di questa sessione di calciomercato targato Sin Sogliano, che riporta, come dicevo in precedenza, sotto la città del Santo le prestazioni, le giocate, i gol, gli assist, le magie di Cosimo Chiricò con la maglia biancoscudata. Notizia davvero incredibile. Per un giocatore che sta per tornare a Padova, andiamo invece a parlare di un giocatore che saluterà definitivamente la città del Santo. Stiamo parlando di Davide Marcandella, che dopo aver vissuto una stagione in prestito alla Virtus Verona si dovrebbe trasferire a titolo definitivo alla Vis Pesaro. Quindi c'è l'accordo,
c'è l'accordo tra Padovan e Di Spesaro per il trasferimento a titolo definitivo di Davide Marcandella, uno dei grandi protagonisti dalla panchina, da sostituto, da tredicesimo uomo, mi verrebbe da dire, sotto la guida tecnica di Pierpaolo Bisoli, uno dei grandi protagonisti del ritorno della Padova in Serie B, di quel campionato vinto, di quella Supercoppa di Serie C vinta con la guida tecnica di Pierpaolo Bisoli, ecco che questo grande protagonista della storia recente del calcio Padova è in procinto di salutare la città del Santo. Quindi abbiamo parlato dell'accordo imminente che legherà Cosimo Chiricò al Padova, contratto triennale, 3 anni di contratto per il fantasista di Mesagne, che quindi risposa la causa biancoscudata con il Padova che batte la concorrenza di Avellino, Pescara e Foggia, che si erano comunque documentate per soffiare al Padova dopo i 6 mesi di prestito vissuto proprio da Chiricò, dall'Ascoli al Padova. Ecco che però Sinsogliano, una volta finita l'elaborazione, la ricerca del nuovo allenatore, si è rituffato sul talento di Mesagne per la firma del tanto atteso nuovo contratto. Cosimo Chiricò è ufficialmente un nuovo calciatore della Padova. Per un giocatore che è in procinto di sposare la causa biancoscudata, a un giocatore che invece saluterà definitivamente il Padova, Davide Marcandella è ormai un nuovo giocatore della Vispesaro. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.